Vabbè, Gino? Niente, lui è rimasto su. E va bene. Parabellum. No, no, no. Non volevo assolutamente fare questo. Bensì volevo fare questo. Combina. E fumatele anche. Deo gratis. Lui non può scendere giù. Billy. Tu. Lui non scende. Perché? Non lo so. Non può arrivarci da quassù. E allora stai di sopra al freddo, mi frega un cazzo. L'ascensore è fermo, chiamare e chiamo. Pazzesco. Devastante. Non, mi sa che questa roba dell'ascensore ci servirà per dopo. Sì, 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 ci sarà poi chiaramente dopo un enigma. E buon qua, chiave del treno, meno male. Fuori il diluvio non me ne frega un cazzo. Se avessi qualcosa di affilato. Ho capito, esatto. Niente, praticamente lei è bloccata qua. Dobbiamo pigliare l'altro. Tornare indietro. No, sti cazzo di tasti. Come la gente si usa l'altro, porca troia. Triangolo, ma... perché non torna indietro più di tutto? Sto coglione. Te stai riuscendo? No. No raga, abbiamo un problema. Ah. Aspetta, aspetta. Mi gira tutta la manovella. La manovella. Sì, devi girare, devi... cioè sì, la manovella, la levetta. Devi fare un giro intorno. Sì, 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 sì. Comandi del cazzo. Qui c'è un pannello di accesso. Bisogna di utensile. Qua c'è una cucina. Allora sì, qua è dove c'è lei. Ah, ho capito. Ah, vedi, qua c'è l'ascensore che porta la roba su. Allora, sì, praticamente lui c'era un coltello. Esatto. No, com'è troppo grande. E questo è un problema. Dobbiamo trovare qualcosa di affilato e piccolo da ficcare allora, nell'ascensore. Praticamente. Esatto. Allora. Allora, stiamo calmi. Sta cazzo di porta che fa. C'è una roba che... qui c'è un pannello acceso, bisogna di un utensile per poterla aprire. Ok, non ce l'abbiamo. È chiusa chiave d'altro lato. Ok. E niente, siamo già bloccati praticamente. Che cazzo ci sta sfuggendo? Dobbiamo andare da lei e ficcare la chiave nell'ascensore. Perché con lei abbiamo trovato una chiave. Non so cosa apra. Hai ragione, aspetta, 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 andiamo indietro, aspetta, aspetta. Mettere qui dentro un oggetto è per forza. Te. Con lei mettere la chiave. Sì, 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 sì. Premi sto pulsante. Sì, perché l'abbiamo trovata qua sta chiave, effettivamente. E niente, che cazzo ho schiacciato. Niente, vai di qua. E con lui... però l'ascensore era... qui. Qui, no. Bestiale. Prendi oggetto. Niente, sto continuando a mettere in pausa. Prendere chiave del treno, sì. E proviamo anche ad esaminarla, a capire che chiave è. Sto continuando a sbagliare i tasti, niente, non ce la fo. Allora. La chiave c'è qualcosa No, la stanza del conducente. Se facciamo un incidente. Esatto, quindi dobbiamo tornare più indietro. Esatto. E adesso io ho lasciato un sacco di zombie in mezzo al cazzo. Però lui è più quindi forte. Li ho steccati tutti, ma tanto lui è forte, esatto. Vabbè, raga, è così. Mi pare che se il conducente era in fondo dall'altra parte, perché è più forte. No, ho sbagliato. Porco. No, ma...
Ma dove è Ma finito lo zombie? bastardo, questo si è alzato da... Sto facendo una cazzata, ma io lo sapevo che stavo facendo una cazzata. Vabbè, ci ho provato, ci ho provato. Ci ho provato. No! Bastardo. Mi chiama, ma morsicateli. E niente. Me le piglio, me le piglio. No, ho sbagliato tasto e torno indietro. Che palle. Sto cazzo di coltè. Porco Gesù. Stiamo calmi. Ma tra l'altro, cazzo, qua con lui sto finendo i proiettili. Per forza, è dati a lei. Ma qua si alzano tutti. Bastardo. Adesso sto un po' male con lui, eh. Si alzano tutti, si alzano. State morti. Allora, no, 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 no. Però qua sto già avendo degli incubi questi comandi. Perché io cerco di aprire il coso e lui cambia personaggio. Sì, perché se ci ti angolo. Io sono riuscito ad arrivare. Taglio di personale, pazzesco, mi ha dato un trofeo. Abbiamo finito di scassare la minchia, raga. Ok. Vedi, ho fatto bene a non ammazzarli prima, li ho ammazzati con lui. A saperlo, però non mi facevo proprio mordere con lei. E niente, l'assenza del conducente era qua vicino. Alla po- sì, eccoci qua. Era... Sì, aperto, aperto. Hai usato la chiave, non hai più bisogno, Jet. Sì. Duma. Messo. Allora, che... Avanti. Allora, no, raga. Hai preso la mappa del treno, esatto. Piglia le piante. Piglia ste cazzo di piante. Ok. Qua. Cazzo. Nota del conducente. La scheda di accesso per lo scompartimento del macchinista è nella mia borsa come sempre, ma ho bisogno dell'altra chiave per poter aprire questo maledetto arnese. Devo averla persa da qualche parte. Se si trattasse di una chiave normale sono sicuro che qualcuno la restituirebbe, ma questa è una chiave diversa dalle altre. Mi darò da fare per cercarla, ma se vi dovesse capitare di trovarla siete pregati di non fare i bastardi. Prendere valigetta, fa parai. Sì, dobbiamo poi aprirla e esaminarla un attimo. Qua cos'è che lampeggia? Qui c'è un interruttore, azionarlo? Sì. Ok. Aspetta. Aspetta, volevo esaminare... Raga, però... Così, così. Allora, esaminiamo sta valigia. Esamina. Niente, ma servono due chiavi tanto. Sembra essere chiusa a chiave, presente due fori che si gasano. Va bene, va bene. Ok. Però qua stiamo già finendo di spazio. Non so se tornare un attimo indietro da lei e farle combinare le... Nah, saliamo su. Cazzo duro. Andiamo su. Stump, stump. Ok. Raga, fottiti i soldi dalla cassa. Guarda, sono finito del cazzo. Allora. No, sono sceso giù di nuovo. Porca quindi. È partito un video? Raga. No, c'è la qualche cazzo di crista che arriva. Raga, un leaker praticamente. State dicendo questo. Lo so che adesso spacca la finestra il bastardo. Invece qui alla Gesù Cristo Express sento dei rumori. Rompighiaccio ci potrebbe servire per aprire lo scompartimento bestiale di quella là, bisogna mandarglielo.
Qua c'è tutto lo schifo, sembrano uova di bestia. E la porta 101 si apre. Ammetto che Cesco se le mangerebbe senza problemi. Ah, si cala. Ah. Raga, facciamo un po' di bottarga di virus T qua. Però non puoi portare altri oggetti, porco! No. Hai usato la roba, vera. No, cazzo, ho preso da quelle munizioni. Madonna, ma qua c'è un fucile a pompa! T'avevo detto dovevamo tornare indietro, vedi? Non, abbiamo deciso di andare a cazzo duro. Vabbè, ma... E niente, ce la ricordiamo sta stanza? Sì. Magari ci vediamo, tanto... ci vediamo con la cristiana. Esatto, ci vediamo con la 101. Allora, senti, facciamo così. Sì, sì, il fucile a pompa è fondamentale, ce lo voglio. Sì, anche perché se sbuca il leaker... Torniamo indietro, diamogli sto rompighiaccia, se mi ricordo dove cazzo... Raga, raga, stiamo calmi. Io lo sapevo. Sta arrivando adesso, bastardo. È partito un video. Lo scappo. Te lo fanno lo trovare scappo. Per cosa, raga, il... Uccide a pompa. Vabbè, ma raga, ma che cazzo è? È una ragosta. Ma cazzo. Niente, torna indietro a prenderlo se mi fa tornare indietro. Ma io come lo prendo? E non so, scarto qualcosa, non so che fare. Raga, scarto qualcosa. Cioè, o uso la bomboletta che dell'iPad, o di no, se non passiamo. So che... Cosa succede? Non mi fa andare. No, basta! Io provo a sparargli tutto coso della pistola, spero di non morire, e se muoio è andata così. E due colpi di pistola. Vabbè, provo a fare... pure io. Alla fine facendo come ho fatto io... Ma quanto è vicino però? Però sei vicino! Brava il caso, ma... Cioè, o devi tornare indietro più volte, tipo gli spari un po', poi torni indietro, prendi le munizioni, perché sennò... Sto facendo così, perché ho finito le munizioni. Com'è la mia vita? Porca troia! Sono su attenzione, quindi posso usare l'erba, e quindi vado a prendermi il fucile. Hai bisogno di due blocchi per la puttana di tua madre. E niente, allora prendiamo le munizioni della pistola. E proviamoci con la pistola di nuovo. Dio, porco. Non la finirò mai di sbagliare questo tasto. Non la finirò proprio mai. Non posso, però, cazzo. Perché il coltello, il rompighiaccio, la valigia, la pistola, il fucile a pompa. Aia. Non mi fa prendere altro. Ma gli sto facendo male. Il coltello, e cazzo, no, no, ho dovuto scattare il coltello che rimane per terra, però attenzione, e cazzo, ma che fa, ma a saperlo, io... dammi sto fucile, ci sono anche la valigetta lì per tra l'altro, esatto, del fucile servivano pure i colpi, e quindi raga, Basta! No, ma adesso c'ho il fucile. Perché prima io prima non capivo dove gli sparavo, perché l'inquadratura era troppo vicina. Quindi non so se lo stavo beccando. La verità è questa. E quindi scorpionicida, boh, mi è passato. No, oh, bastardo di merda! Sei morto o no? Fai finta! No, è morto, si lamenta un po', ma è morto. No, ma che fa? Mi ha tirato una sberla mentre è morto. Ah, sì? Mi ero allontanato, ma... Eh no, perché sto tornando indietro, che tanto era uno spazio? Dio, cazzo. Esatto, qua giù. Vaffanculo di una porta. Allora, sì, io adesso vado dall'ascensore, qua. Il del punteruolo. Vedo sto punteruolo della minchia.
Metti qui il cazzo. Te. Bestiale. Ok, hai visto punteruolo. Non hai visto cazzo di punteruolo. Prendi il rompighiaccio. E va bene, adesso proviamo a inzicarlo nella porta. E tendenzialmente... E dove partire, dobbiamo capire solo da dove usciamo. No, porco, non ne posso già più, eh. Non me lo ricordavo così odioso. Usa. Ora la maniglia è sbloccata, raga, dai! Ain't nothing but a Christ. Ma che cazzo è? Gino, ci sei? Duma. Oh, ma questo qui è preso a fuoco. Ah, ecco dove è sbloccata. No, ma... stai arrivando o no? Devo come on. Come on. Yeah. Fa. Va bene, quindi ora dobbiamo tornare tutto indietro. Dobbiamo scendere giù. Va bene. Come on! Che cazzo ti spari? No! Dio, de Dio Cristo. Crino. Corri, lasciali fare. Sprecare munizioni, che cazzo. Come fa a farti seguire dal tipo però, come on, fa? No, il tasto centrale. Ma la smetti? No. Okay. Follow me. E smettila di sprecare munizioni, soprattutto. Molto bene. Allora, come si faceva? Maledetto. Allora. Come si faceva? Dai, ma sto... Scemino. Ho sprecato tutte le munizioni del fucile. Tutta l'ho sprecata. Porco della madonna. Attenzione, qua c'è un sacco di roba da prendere, perché c'è Ink Ribbons. C'è la valigetta. No. Fa. Andiamo indietro. È scomparso crostaceo, vabbè. Prendi sta valigetta della minchia. Della minchia. Tu prenditi il coltello. Tengo una minchia. Ma a chi l'hai data la vegetta, lui? A lei. E adesso lui è di nuovo pieno. Ma mi hai rotto il cazzo. E lei si piglia lo spray. E per carità. Però mi avete scassato la minchia. Siamo tutti e due pieni. Allora aspetta. Però raga, così non si fa. Vedi un attimo lui. Ma ecco, no, sai cos'è un problema? Te lo dico io. Cos'è? Un problema è il fatto che adesso di là c'è l'uncino de Cristo, no? Se io... Apri pannelli si chiama. Abbandono l'erba rossa, rimane per terra. Si rimane per terra. E lasciala lì, perché raga, se no l'apri pannelli lo prende Gesù Cristo. Dimmi che richiede due spazi. No, ok. Molto bene, andiamo ad aprire sti pannelli del cazzo. Boh, io ho fatto quello che devo fare. Dove no! Stiamo andando? bravo. Niente, non avevo dove, mica dove visto c'era andando? Un cristiano. Attraverso la finestra scorge una scala rotta. Non è di nessun aiuto. Allora si vede che è andata così. Comunque volevo solo dirti che non stiamo salvando da un botto. Io non sono una salvata qua da dire. Hai ragione. Te che hai ragione. Prima di arrivare alla botola, io una salvataggio la do, perché io so già che qua va a finire. E oramai sono dalla botola. Che faccio scendo? Adesso. Io lo do perché non vorrei mai che qua va tutto in merda, almeno... Entriamo nel passaggio angusto. Ma tra l'altro, l'apri pannelli me l'ha... Porco cazzo. Me l'ha lasciato... No, lo usa, l'apri pannelli. E niente, stiamo dando un... Ma non c'ho voglia di tornare indietro a fare il salvataggio. Ma io adesso mi sono arrivato.
Mentre scendevo dicevo, ma da quant'è che non salgo? Sono passato davanti alla porta 201, ho detto. Niente, io sto scendendo nel passaggio giusto. Bobo, io ci sto arrivando. Qua sto facendo Solid Snake. L'ho sbagliato, lo sai che ho sbagliato. Lo sai che avevo fatto una cazzata. Ah sì? Sì. Vabbè, però in due è andata così. Stiamo morendo tutti e due, però in due è andata così. E niente, attenzione, attenzione, vuol dire che praticamente... No, in faccia. Raga, troppi oggetti. La tanica. Ho fatto bene a salvare. Vuoi fatto prendere benissimo. Tanica? Stai calmo. Ho fatto benissimo a salvare. Vuoi perché prendere anello? Mi è appena morto lui. Sì, no, usa. Raga, abbiamo dei problemi. Ti è morto lui? Ho fatto benissimo. Sì, mi è morto lui, però ho salvato e quindi non è successo niente. Morto lui perché lui ha il coltello in mano, perché è un piccio, quindi si è rubato la pistola. Gli ho dato i colpi, eh. Però... Minchia, me lo sentivo, eh. Allora. Qua c'è un arpione della Madonna. Adesso arrivo anch'io. Niente. Ho come l'impressione che qua... Stiamo rischiando del brutto, perché... Qua? Minchia, troppa roba. Ah! Ah, bom, praticamente una shortcut. Ok, va bene. Basta saperlo. Sicuramente con lui posso recuperare le munizioni. O no? Esatto. E va bene. Perché io non so cosa ci devo fare queste robe, questo carburante, sta minchia di roba. Adesso dobbiamo star calmi perché troppa roba, troppa roba. Un anello, una roba. Sto aprendo anch'io la... Come cazzo facciamo? Niente, una cosa è chiara, sto coltello lo devo posare perché è inutile. Ah, ma questa cosa rotonda va dentro la valigetta, va bene, ho capito. Ah sì? Allora, ah sì, sì, sì. Sì, allora, sì, per aspetta, me sì, per aspetta, me, per me sì. No, per me, devo vedere, ma penso di sì. No, vabbè, stai calmo, per me. Per vabbè, me proviamo sì. USA, invece di raccogliere fai USA. E buttala sulla... Combina, valigetta. Forse hai ragione tu? Hai ragione tu. E quindi già abbiamo risparmiato uno spazio. Perché esamina. Esatto. Sì, sì. L'anello va nella valigetta. E quindi rimane praticamente la tanica bestiale. Però se ascolti me, la tanica la lasciamo lì. E poi quando sappiamo che ci serve lo andiamo ad usare. Allora a questo punto prendiamo il rampino. Sperando di non morire male. La tanica servirà solo per... Non lo so. No, 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 perché te la fa raccogliere. Io sto tirando giù la leva, eh. Dov'è sta leva? Perché sono quella nella gabbia dei cani. Nel balcone. Adesso scendo anch'io. Qua c'è una leva. Azione. Sì. Azionarla, sì. Ok. Ma? No. Ah, che due cazzi. Allora, va bene. Ah, niente. C'è un alpino... Ah, niente. Allora, uno deve star là. Sì. E però, raga, se non mi fai cambiare personaggio abbiamo un problema. Come cazzo si fa? Leva personaggio, ok?
che ci triangolo. Preso. Ok. No, ma a me non me l'ha fatto fare. Sì. Ho fatto come detto, cioè io ho detto a quello di star fermo. Ok, detto, forse ce l'ho fatto. Boh, non mi stava prendendo i comandi, non lo so. Certe volte. Hai bisogno di due blocchi per trasportare la bottana. Dai. Ok, e sto istruzioni. Questo dispositivo, ispezione dei tetti. Sì, dopo l'uso si prega di rimetterlo a posto. Fuori dalla piccola finestra, porta del primo piano. Utilizzo dell'argano. Dopo. Una sola persona alla volta. Quindi è chiaro. E lo può usare lei perché deve essere sotto gli 80 kg. Cosa succede, raga? Ok. E niente. Qua? Qui c'è un freno a mano. Ti serve una scheda magnetica. Niente. Dobbiamo andare, ti ricordi quella finestra che si è aperta, sì, la scala spezzata? Che c'era, ti diceva, la scala è rotta ed è andata così. Esatto. Diceva proprio così. Esatto. Allora, perché lui è rimasto fuori, secondo te? Perché gli hai detto di seguirlo. Di come on, magari. Den Pichu. Come on. Niente, questa cosa che non c'è il cassone, mi sembra che stiamo facendo le cose un po'. Troia di merda. Non te l'ho detto apposta, perché. Quello che ti spunta dall'armadio, dalla porta, vero? Adesso non puoi trasportare questo oggetto. Ah, fanculo. Non te l'ho detto apposta perché ho fatto un salto anch'io dalla sedia, ma sono stato zitto. Ma che cazzo. Comunque, mi ricordi, erano, vedi, che poi uno dice che è la figlia di Cristo quando arriva. Esatto. Me la ricordavo più veloce la parte del treno. Invece no. No, addirittura io potrei sbagliarmi, ma me la ricordavo maggior parte del gioco sul treno, figurati. Tanto la valigetta per me, adesso la valigetta ce l'ha lui. Ce l'ho data, cazzo. Mi sa che, esatto, faccio così. Adesso cambio su di lei. La valigetta, che è inutile, la mollo a lui. E abbandono anche gli Ink Ribbon nella stanza di salvataggio, perché a sto punto, se tanto non scompaiono, che cazzo me li porto dietro a fare? Ora pensa se rimangono solo per un certo lasso di tempo e poi scompaiono le cose che abbandoni. Questo sarebbe un problema. Non indifferente. No, non penso. E no, anche perché tanto... tu mi devi aver messo un modo per sopperire alla mancanza di cassone. Perdonami. Ed è questo, mi sa. Eh sì. Ed è proprio questo. Lasciare le cose nelle stanze e poi dire provare a prenderle. Che tra l'altro mi sembra anche una conclusione più intelligente e naturale del cassone condiviso, che per quanto ci sta a cuore. Vabbè. Andiamo dalla finestra. Devi dargli usa, Ok, io sono di nuovo sul tetto. Ecco, tu hai fatto sulla finestra che dicevi tu, no? Sì, lì. Sì. Non capisco dove devo andare. Aspetta, arrivo solo io, sì. Avanti o indietro? Niente, di qua mi blocca, quindi suppongo. No. Allora. Mi butto di giù? No. Raga, dove devo andare? Allora, sembra che ci sia un vagone passeggeri sotto un'apertura. Calassi attraverso l'apertura? Sì. Occhio. Figurati se non c'era Gesù Cristo. Girati di qua. E vabbè. E niente. Porco di... Meno male mi sono curato. Esatto, pure io. Qua c'è un coltello. Fastidio. Tre bottiglie vuote. Non è che l'ho raccolta la bottiglia. Le bottiglie vuote le devi combinare con il carburante, ti fa delle molotov. Alla fine ti fa. Capito? E qua invece ho trovato un portagioie, usalo subito il portagioie. No? Allora piglia. Allora abbandona.
il carburante, abbandona la bottiglia. Che cazzo t'abbandoni? Però... devi combinare. No, non lo so, però è che qua c'è una roba per terra che non potevo raccogliere. E niente, c'è un coltello e c'è un portagioie. Apriamo il portagioie e per me c'è la roba. Porco, porco. No, ho già capito. C'è sì. Quell'altro pezzo della valigetta. Certo. Dove abbiamo lasciato la valigetta? Fanculo. No, ce l'ha lui. Ce l'ha lui. Maledetto Dio parco. Allora come facciamo a farcelo passare? E non possiamo, dobbiamo ricongiungerci. Eh sì che c'è l'altro pezzo di Cristo. Ah, ricongiungiamoci, aspetta, aspetta. Qua, qua. Questo è il ballo del fa Gesù Cristo. Ma ci sono alcune macchie. Tu che dici? Parte un video? Oh Cristo. Porca troia. Non si... Raga, gli alien.